Siamo con Berardino di Genova, tecnico del San Benedetto Venere. La scalata alla promozione è appena iniziata. Domenica prossima, finalissima contro il New Team. Sì, è appena iniziata. Oggi abbiamo vinto una partita intensissima, difficilissima, contro secondo me una delle squadre più forti di questo girone. Però siamo carichi, ci siamo preparati bene. Noi siamo una squadra che secondo me merita il salto e domenica all'Aquila proveremo a dare il massimo e a regalare un'altra gioia a questi stupendi tifosi. Mister, nel corso della gara abbiamo notato che Torre non dava riferimento ai difensori avversari. Forse questa è stata la chiave tattica della vostra gara. Sì, il nostro sistema di gioco prevede un po' di imprevedibilità da questo punto di vista, nel senso che giochiamo con le due punti più Zarini dietro di loro, però sia Torre che Altobelli sono chiamati a non dare punti di riferimento e questo proprio per evitare che ci prendano le misure e poi potremo andare in difficoltà. Poi Torre comunque è un grande giocatore insieme a Altobelli che fanno la differenza tutte le domeniche e poi c'è anche Cristian Zarini che è sempre importantissimo, ma voglio fare un applauso a tutta la squadra, a tutto il gruppo, a tutte queste persone perché veramente ancora ci regalano tante emozioni e penso che San Benedetto è unica. Beniamino Cerasani, numero uno del San Benedetto Venere, la sua squadra sotto la sua ala protettrice ancora una volta va in finale. Sì, ci speravamo tanto, penso che abbiamo meritato di vincere, la squadra sta bene, il pubblico anche, quindi andiamo avanti così, ci andiamo a giocare domenica a Pizzoli e vediamo un po' che succede. 6 anni da presidente, 24 da dirigente, il San Benedetto ha il nome di Beniamino Cerasani. No, vabbè, io sono uno dei tanti perché qua partecipano tutti alle sorti della società, quindi sì, diciamo hanno fiducia a me e io ce la metto tutta in tutti i sensi, economicamente, fisicamente, in tutti i modi diciamo, perché c'è una passione, quindi vado avanti così, dai. Sì, quest'anno diciamo premio e meriti suddivisi anche con il suo vice Alessandro Ferzoco. Come no, sì, Alessandro fa parte della società, è una persona importante come tutti quanti gli altri soci, dal custode all'ultimo dei giocatori, quindi tutti quanti allo stesso modo abbiamo contribuito. Presidente, da questa sera testa alla New Team Pizza. Sì, assolutamente, adesso ci prepariamo bene per domenica e poi le partite secche purtroppo si deve andare bene, noi ce la metteremo tutta, sicuramente avremo al seguito i nostri tifosi e questo già ci dà morale. Luigi Morgante, tecnico della Procelano, al di là del punteggio finale che vi ha penalizzati, la sua squadra, va detto, è venuta qui a San Benedetto a giocarsela a viso aperto. Era obbligatorio, noi dovevamo vincere per forza, quindi abbiamo giocato la partita per cercare di vincerla. Poi gli episodi nel calcio fanno la differenza. Loro in due partite che li ho affrontati hanno fatto 4 gol, 3 euro gol, pazienza, è andata così. Mister, durante la telecronaca abbiamo più volte sottolineato il fatto che soprattutto a centrocampo la sua squadra spesso e volentieri ha messo in difficoltà i pari ruolo del San Benedetto Venere. Ma sì, probabilmente il fatto che in campionato abbiamo sofferto un po' di più giocando in maniera diversa e ho pensato che con 3 a metà campo potevamo metterli un po' in difficoltà, così come è andato. Io penso che al di là del risultato, come hai detto tu, abbiamo fatto un'ottima partita, cioè, nel senso che se avessimo vinto noi non c'era da gridare allo scandalo, però ripeto, le partite soprattutto poi quando arrivi in fondo in qualsiasi categoria le decidono gli episodi. Sì, mister, una domanda che in genere usiamo fare a fine stagione, la prossima stagione mister Luigi Morganti ci riprova con la Procelano? No, questo non lo so, io sono arrivato qua più per un fatto di amicizia con Villa, con qualche ragazzo che già conoscevo, senza grosse velleità. Il presidente è un neofita del calcio, è il primo anno che fanno la prima categoria,
sicuramente ha magari qualche aspettativa, però per arrivare a riportare un po' di calcio in qualche categoria più importante devi costruire altre cose che partono dalla società e poi si va alla squadra. Io non lo so quello che succede, ora vediamo, finiamo intanto questa stagione come abbiamo finita e poi vediamo in estate magari se c'è la possibilità, volentieri. Siamo con Lorenzo Altobelli, man of the match qui quest'oggi a San Benedetto, un gol da categoria superiore. Ma sono quei gol dove la prima cosa che ti viene fai, è andata bene, quindi sono contento perché abbiamo passato il turno e domenica ci aspetta un'altra battaglia. Domenica prossima Newton Pizzoli, per te sapore di derby. Eh già. Anche perché l'anno scorso giocavo al Pizzoli, quindi un'ottima squadra, secondo me una delle squadre più forti insieme a noi, e è giusto che queste due squadre si contenderanno la finalissima poi. Lorenzo Altobelli quest'anno numeri record, 29 con la rete odierna, sta già facendo un pensierino al prossimo campionato di promozione? No, pensiamo alla prossima partita, poi al campionato di promozione ci pensiamo da giugno. Una domanda un po' scorbutica: e se arrivasse una chiamata dalla promozione, cosa farebbe Lorenzo Altobelli? Ma fa sempre piacere, però ripeto, ora come ora non ci penso, penso solo a far bene per questa società e per questa gente. Siamo con Mario Moscarella, massimo dirigente della Procelano, compagine che si è presentata ai nastri di partenza del campionato di prima categoria, da neopromossa. È arrivata alla semifinale playoff, possiamo dire la vostra è una stagione da incorniciare. Sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo primario che ci eravamo prefissati all'inizio di questa stagione. Abbiamo dovuto affrontare nel corso della stagione moltissime vicissitudini, molti infortuni, su tutti quelli di Marfia nel giro d'andata e poi Villa Graziano nel giro di ritorno. Io posso solo ringraziare i ragazzi per questa stagione, hanno dato ognuno il massimo che poteva dare. Ringrazio il mister prima Guglielmo Rocchi e poi Luigi Morgante che ci ha accompagnato in questa avventura. Oggi, devo essere sincero, è stato un peccato. Abbiamo giocato la partita sicuramente più di loro, abbiamo provato a giocare, abbiamo provato a fare ciò che proviamo in allenamento. Loro hanno avuto un atteggiamento rinunciatario sin dall'inizio, forse anche forte del doppio risultato che avevano a disposizione, per cui anche oggi non ci possiamo rimproverare nulla. Il portiere su un paio di situazioni loro è stato molto bravo, su Vittorio Masciutti in particolare. Il gol che ha segnato Altobelli ci ha penalizzato oltremodo, ma è stato un gioiello, bisogna riconoscerlo, per cui va bene così, ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo subito per la prossima stagione. Gente giovane, emergente e con tanta voglia di fare calcio, la Procelano ripartirà da Mario Moscarella? Bah, sicuramente sì, e spero di non essere da solo. Speriamo che quest'ottimo risultato anche di questa stagione ci metta un po' alla ribalta della cittadella celanese, che avendo vissuto già un passato importantissimo ritrovi un po' di entusiasmo e soprattutto un po' di coinvolgimento nel discorso procelano, ma non solo, in ogni caso nel riavvicinarsi al calcio a Celano. Proveremo, sicuramente questa stagione ci è servita tanto per maturare, da qui ripartiremo per impostare una nuova e entusiasmante stagione, proporremo di nuovo il nostro divertimento, l'entusiasmo e la volontà di sviluppare il calcio come forma sociale oltre che come agonismo sportivo. In bocca al lupo. Crepi.